siamo contenti perché abbiamo finito, diciamo, un buon lavoro. Io sono contentissimo di quello che abbiamo fatto, lo dico sinceramente, con molta serenità. E non ho paura mai a schierarmi, a dire le cose come stanno, questo lo sapete. È stato un ritiro, veramente, dove io alla squadra ho fatto i complimenti perché hanno messo grande disponibilità, tutti. Da chi e da come, da perché, tutti hanno messo una grandissima disponibilità, la massima disponibilità. E di questo ne vado orgoglioso perché mi piace dire la verità, non mi piace vivere di menzogne, mi piace dire la verità. Per quanto riguardano le cose rosa, a me oggi è un campo difficile perché è veramente sconnesso in questo momento con il lavoro che abbiamo fatto, quindi giocare rapida la palla diventava un pochino complicato, ma mi ha fatto per me 35 minuti dove io veramente mi sono divertito molto, molto per capacità, per corsa, per energia, per gol. Non è facile giocare contro questa squadra qua perché è una squadra che so i valori, sono ex professionisti, gente che vuole vincere questo campionato, insomma l'allenatore è molto bravo, un ragazzo che conosco da tantissimi anni, sapevo che era un test comunque probante. Quindi molte cose rosa, l'applicazione, la disponibilità, la corsa, il collaborare insieme, delle giocate fatte in maniera secondo me molto buone. Di Nero sinceramente è una battuta, l'infortunio di Carlos stamattina mi ha un po'... Però per fortuna non c'è No, non niente. c'è niente di grave, c'è solo lo Lofaso che ha un periodo diciamo meno lungo, cioè scusate, meno corto, gli altri sono tutti quanti per precauzione stati giù per non infortunarsi in maniera diciamo pesante. Però in ritiro tutti quanti hanno più o meno delle magagne, insomma, muscolari o comunque di traumi o comunque tendine, quindi noi siamo veramente molto contenti di tutti. Cose nere, sinceramente, si sa, nel secondo tempo di solito queste partite si giocano a ritmi un po' più ridotti, magari qualcuno non è contentissimo di giocare al secondo tempo, non c'è la stessa intensità, la stessa preparazione, c'è chi gioca dall'inizio ha un certo tipo di approccio che è completamente diverso. Poi le squadre avversari, quando cominciamo a prendere 3-4 gol, incominciamo a fare una fase difensiva ancora più esagerata, diciamo, e più bassa, e quindi trovi meno spazi, quindi ti nervosisci, quindi sbagli qualche appoggio, e quindi magari nel secondo tempo mi sarei aspettato una prova, non dico più convincente, però un pochino più brillante, magari sulla manovra. Ecco, abbiamo portato un po' troppo palla, sì. Non deve convincere me sulle qualità o qualcun altro, si deve convincere che può essere un giocatore determinante. Lo può essere, lo sa che può esserlo, quindi ripeto, lo aspettiamo sempre con questa convinzione e con questa dedizione, perché è un ruolo, secondo me, che può essere importante per lui e soprattutto deve imparare come sta facendo la fase difensiva, si sta applicando molto, io sono molto, ripeto, molto contento perché l'anno scorso Coronado aveva più o meno lo stesso tipo di, non dico di difficoltà, ma comunque di miglioria. E credo che Alec possa, migliorando, avere delle capacità veramente molto importanti in quel ruolo lì. E in questo momento di convincimento, obiettivamente, non, mi sembra un pochino presto, no? Io credo che sia un giocatore molto forte, che ci può dare, sì, che sia un giocatore, secondo il mio punto di vista, che interpreta molto il calcio che a me piace fare, perché è un giocatore che si libera molto bene dalla palla, è appena arrivato, quindi deve migliorare la conoscenza più che altro dei giocatori, cioè sapere, faccio un esempio, che Moreo è uno che gli piace molto attaccare la profondità, che Norbert gli piace molto fare l'1-2, che Trikowski gli piace di più magari avere la palla vicina che magari attaccare uno spazio, che Nestorowski, che Mancino gli piace magari più sfilarsi e andare a calciare, quindi tutte queste conoscenze in 2 giorni non sono sufficienti. E la stessa cosa vale per Brignoli, che nella fase, diciamo, non oggi, ma magari nella fase di costruzione, deve conoscere anche appunto le caratteristiche dei giocatori e quindi con questo serve il tempo necessario per rodare. Però di Asso sono molto soddisfatto, moltissimo del ragazzo, della moralità e di com'è lui come calciatore. Salvi, a me tutti e due sono due giocatori che mi piacciono parecchio. Tutti e due, diciamo, Salvi è un giocatore che oggi ha avuto un pochino più di spazio, è stato più servito, Antonio è stato servito un pochino di meno,
però sono due giocatori secondo me molto bravi che faranno molto bene, sono sicurissimo, sono molto sicuro di questi due giocatori. Andrea è un ragazzo sinceramente che si fa fatica a trovare in circolazione, è uno molto riservato, molto introverso, soffre in silenzio e non è ancora chiaramente al top della sua condizione, però sono contento per lui perché dopo quel famoso infortunio veramente molto grave, ritrovare il campo anche per lui credo che sia un'iniezione di fiducia importante. Sì, è fatto bene a sottolinearlo perché me lo sarei dimenticato sinceramente. Diciamo che in questo momento qua era tutto preventivato perché da stamattina quando ho saputo che sia Carlos che soprattutto lui, perché lui era, diciamo i due attaccanti dovevano intervallarsi, abbiamo dovuto fare delle staffette ben precise. Quindi era tutto preventivato. Ho fatto giocare prima Trajkovski e prima Jajalo e prima questi giocatori qui non, senza un ordine, no? Nel senso che era giusto che facessero 65-70 minuti per ciascuno. Per fortuna o comunque purtroppo per Luca Fiordilino è stato un impegno veramente molto pesante perché ha giocato tutta la partita. Sembra di no, ma giocare contro squadre comunque che non sono gli scappati di casa, ma sono squadre organizzate di Serie D, si corre molto, si corre parecchio e in questo momento della preparazione obiettivamente è stato uno sforzo importante per lui. Però, ripeto, da lui io sono abituato a ricevere delle cose molto importanti e di questo ne vado veramente molto felice.